Zitti, zitti, che forse riesco ad accalappiare qualche raggio di sole per iniziare bene il video. Benvenuti a tutti amici in questo nuovo video della rubrica Come muoversi a Londra. Oggi vedremo un altro dei metodi molto usati qui a Londra per muoversi ed è quello del car sharing. Approfittando infatti oggi della necessità di dover andare all'IKEA, vi faremo vedere com'è facile prendere in affitto una macchina per qualche ora e sbrigare le vostre commissioni. Come abbiamo già specificato in molti altri video, non è indispensabile avere la macchina qui a Londra per vari motivi: uno, perché i mezzi pubblici funzionano davvero in modo efficiente; due, perché magari la spesa ve la consegnano a casa, o comunque abbiamo tantissime altre alternative. Tuttavia, cosa fare in caso di una necessità improvvisa? Non so, magari ci viene a trovare qualche genitore, magari anziano o con qualche difficoltà di movimento, oppure magari potremmo dover acquistare un qualche articolo, un qualche prodotto che è davvero ingombrante e non riusciamo a portarlo utilizzando i mezzi pubblici. In questo caso ci viene incontro il car sharing. Il car sharing è un servizio di noleggio a breve termine con tariffazione oraria o giornaliera. Ci sono diverse compagnie che effettuano questo servizio in città. Figuratevi che noi ne abbiamo vicino casa ben tre. Le diverse compagnie sono facilmente riconoscibili, vuoi perché le macchine hanno delle decalcomanie personalizzate, vuoi perché c'è questa scritta che vi sto facendo vedere adesso, proprio accanto al parcheggio dove l'autovettura è parcheggiata. Il servizio che utilizzeremo oggi è quello offerto da Ubiquo. Tra l'altro spero che la pronuncia sia corretta, perché è veramente difficile da capire. Non c'è un motivo particolare per il quale abbiamo scelto questa azienda piuttosto che un'altra, però avevamo tre macchine parcheggiate vicino casa, una media, una piccola e un furgone, perché comunque queste aziende forniscono più di un tipo di autovettura in base alle esigenze che vi possono servire. Per poter utilizzare questo servizio basta andare sul sito web della compagnia, iscriversi, scaricare l'app. Ovviamente è importante avere anche le credenziali della carta di credito. Adesso che abbiamo scaricato l'app sul nostro cellulare, accediamo utilizzando le credenziali che abbiamo scelto e andiamo a vedere come si può effettuare una prenotazione. Allora amici, siamo su iOS e noi abbiamo l'applicazione scaricata sul nostro iPhone. È chiaro che l'applicazione è disponibile per entrambe le piattaforme, quindi la troverete anche su Android. Quindi lanciamo l'applicazione Ubiquo e, come potete vedere, ci verrà mostrata la mappa nei dintorni da dove siamo, perché chiaramente ci traccerà tramite il GPS interno del telefono. In questo modo possiamo vedere qual è la macchina più vicina a noi ed il prezzo orario, quindi ci dirà sia il modello sia il posto esatto dove la macchina è situata. Quindi noi possiamo in questo modo scegliere se preferiamo prendere una macchina media piuttosto che piccola o magari un van, e quindi scegliere anche il parcheggio. Da questa applicazione chiaramente noi possiamo anche vedere se l'auto è disponibile o meno, perché c'è anche la possibilità di vedere l'icona grigia. Come potete vedere, ci sono alcune icone grigie e queste stanno a significare che la macchina è impegnata o comunque assente dal parcheggio. Una volta selezionato poi il periodo, quindi possiamo mettere adesso oppure un giorno specifico ed un orario di partenza. Dovremmo anche specificare l'orario ed il giorno di arrivo in modo tale da far capire all'applicazione se preferiamo avere la macchina per una o più ore o direttamente l'intera giornata. L'applicazione a questo punto ci farà sapere quanto costerà la nostra prenotazione e quindi poi possiamo cliccare su Next. Ci verrà anche visualizzato il tipo di abbonamento che abbiamo scelto in precedenza, quindi in fase di registrazione dal sito, perché possiamo essere sia clienti occasionali, quindi pagare il costo della macchina solamente quando lo utilizziamo, oppure fare l'abbonamento da 9 stelline al mese, che ci permetterà di avere degli forti sconti, quindi ci permetterà di avere una forte scontistica sul noleggio dell'autovettura.
questo secondo caso chiaramente ci conviene nel momento in cui noi sappiamo che utilizzeremo la macchina molto spesso, quindi almeno dalle 6, 7, anche 8 volte al mese. Sull'applicazione poi verrà visualizzata la carta di credito che abbiamo scelto sempre in fase di registrazione e quindi da qui possiamo completare la nostra prenotazione. Adesso non ci resta che attendere l'inizio della prenotazione e recarci alla macchina. La prima cosa da fare per poter sbloccare l'auto è utilizzare la propria Oyster Card. La carta va passata su questo lettore che troviamo sul parabrezza della macchina. Ecco. E siamo pronti per il nostro viaggio. Bene, una volta all'interno dell'autovettura controlliamo intanto le condizioni igieniche perché tra un po' il pinped ci lo chiederà e vi faccio vedere in che modo rispondere. Chiaramente ricordatevi anche di controllare le condizioni esterne dell'autovettura, se c'è qualche danno magari alla carrozzeria oppure se c'è una ruota bucata. Allora, le chiavi dell'autovettura una volta all'interno le troviamo qui, all'interno della tasca portaoggetti, come potete vedere in questo modo qui. Abbiamo questo pinpad che ci chiede se ci sono danni visibili all'autovettura. In questo caso noi rispondiamo di no perché non abbiamo danni. Dobbiamo anche specificare quanto è pulita la macchina, da 1 a 4. A questo punto possiamo prendere le chiavi. Un'altra cosa importante da ricordarsi è il livello carburante all'interno dell'autovettura. In questo caso noi abbiamo il pieno, quindi non abbiamo la necessità di andare a fare benzina. Però la compagnia ci ricorda di lasciare la macchina almeno con un quarto di serbatoio, quindi qualora noi usassimo la macchina per un lungo periodo e dovessimo aver bisogno di fare il pieno, la carta carburante, quindi una specie di bancomat, la troviamo sempre all'interno del pinpad da dove abbiamo preso le chiavi e si usa come un normalissimo bancomat a qualsiasi stazione di rifornimento. Una volta effettuato il rifornimento, sia la carta carburante che lo scontrino allegato vanno solamente rimessi nel vano portaoggetti. Allora ragazzi, invece per riconsegnare la macchina, una volta arrivati a casa, prendete le chiavi, torniamo al cassettino portaoggetti, ci sarà di nuovo il pinpad che mostrerà tre opzioni, quindi fine del viaggio, rifornimento oppure un rinvio, quindi se stiamo solamente facendo una sosta provvisoria. Quindi noi clicchiamo su fine del viaggio, inserire la chiave all'interno del pinpad. Qui. Inserita la chiave, apparirà fine del viaggio. Ecco qua. E la chiave è inserita. Allora ragazzi, il tutorial per quanto riguarda il car sharing è concluso. Anche questa volta, se il video dovesse esservi stato utile, metteteci un like, iscrivetevi al canale e attivate la notifica della campanella per essere avvertiti ad ogni nostro nuovo video. Ciao! Ciao.